Buongiorno belli brutti, come state? Stiamo passeggiando, io e Blackie. Guarda, gli ho insegnato di passeggiare con me. E piano piano impara. L'unica cosa è che devo stare un po' attenta con lei, perché abbiamo un paio di vicini qui che hanno un gusto, diciamo, un po' speciale di cibo, diciamo così. Ecco. Perciò devo stare un po' attento a lei. Mi sa che avete capito, eh? Allora, come state? Belli e brutti che siete. Guarda qua com'è bello, quanto sono belli i campi qui, eh? Quanto sono verde. Cioè, quanto c'è questo verde è veramente bello. Allora, parliamo della Thailandia e di questa membership in questo conglomerato dei BRICS. Cosa potrebbe cambiare per la Thailandia, specialmente per il mercato anche del lavoro e per i fondi per la scienza e innovazione. Allora, iniziamo una volta con questa membership. La Thailandia, appunto, si sa, ormai è vicino di essere fare parte di questo conglomerato dei BRICS, che chiaramente è molto più vicina a loro che alla EU, alla UE, scusa, in italiano UE, in tedesco si dice EU. E ci sono delle differenze un po' notevoli, se vogliamo fare il paragone tra la EU, la UE, scusate, e appunto questi paesi BRICS. La prima cosa è i fondi per la scienza e l'innovazione, che nella UE più o meno sono 100 miliardi a disposizione di euro. Invece nei paesi BRICS sono un paio di 100 miliardi a disposizione. Tu pensa, in questo conglomerato c'è la Cina, la Russia, la India, cioè loro con i loro investimenti e capitali, e non solo con i soldi, anche con il know-how, perché fino a un paio di anni fa i prodotti cinesi, ok, erano forse un po' scarsi, ma oggi come oggi possono anche produrre dei prodotti eccezionali. Devi solo vedere ora questa BID, questa multinazionale che produce ora queste macchine elettriche, che era prima il produttore delle batterie anche per la Tesla, e ora invece fanno proprio loro le macchine e hanno un grandissimo successo nel mercato mondiale, anzi hanno superato la Tesla nelle vendite. E io non sono tanto amico per questa elettromobilità, però è un segnale che loro sono molto veloci quando vogliono avere qualcosa e lo sanno fare. L'UE invece è molto lenta, non hanno i soldi a disposizione e hanno troppe leggi che le impedisce di entrare nel mercato velocemente, come fanno i cinesi quando hanno un nuovo prodotto, perché non hanno tutti questa montagna di legge e non puoi fare questo e non puoi fare quell'altro. E questo è un grande handicap per la UE. Ora, se la Thailandia entra in questo conglomerato, questo può significare anche che, per esempio, il popolo dei paesi BRICS hanno l'accesso al mercato thailandese molto più semplice che quelli della UE. E chiaramente per un'azienda che dovrebbe decidere fra un europeo e un BRICSiano, vedendo tutte le la burocrazia che hanno davanti, chiaramente scelgono il BRICSiano e non l'europeo.
Cioè, questo è il mio aspetto, la mia opinione di questo, poi si vedrà se è così o no. L'unico punto che la Thailandia, diciamo, ha un po' un punto negativo è proprio la stabilità politica, che non è un gran bel segnale per l'economia thailandese. Infatti stanno chiudendo un sacco di fabbriche nell'ultimo periodo. Mia suocera. Stanno chiudendo un sacco di fabbriche in questo periodo in Thailandia. C'è una instabilità un po' politica che per l'economia è come un veleno, che chiaramente nella UE è diversamente, perché lì vengono sempre letti le stesse facce, appunto per dare questo segno: noi siamo stabili come politica, però è un segno cosmetico, perché quelli che sono eletti poi combinano dei casini talmente grandi che tutta questa stabilità, sinceramente, ai cinesi e agli indiani, cioè, se ne fregano poco e niente. Loro sono abituati alla instabilità, perciò sono molto più flessibili mentalmente e si possono adattare molto più velocemente che gli europei. Tu basta vedere il mercato un po' dei prodotti, come funziona. Ognuno di noi ha un prodotto cinese in mano, tutti europei, ma i cinesi, o diciamo i brixiani, non hanno prodotti europei in mano perché costano troppo. Possono essere buone come vogliono, però costano troppo per loro, non li comprano. È come qui quando vuoi appunto vendere una buona pizza, vuoi chiedere 80 baht, non te la compra nessuno, perché qui la pizza la vendono quella, diciamo, quella fake, una fake pizza che non sa neanche cosa c'è dentro, la vendono 40-50 baht, la gente la compra perché non se ne frega niente della qualità. E questo vale per tutti i prodotti del mercato. Perciò i prodotti, appunto, stavo dicendo, ora sta passando, guarda, un carico, ma te lo faccio vedere. Stavo dicendo, appunto, non hanno tutta questa potenza i prodotti europei. Allora, che carico, guarda, sovraccaricato fino al massimo, basta un venticello, madonna, guarda qua come guida. Va bene, comunque, poi andiamo a vedere l'età, diciamo, la struttura demografica di tutti e due paesi, cioè la regioni, anzi, della UE e dei BRICS. Cioè, mentre che l'età media nei paesi UE è molto alta, e quella invece nei paesi BRICS è molto più bassa, hanno molto più figli, cioè le generazioni vengono prodotti molto più velocemente. Chiaramente, se loro metterebbero un piano sociale in ballo, in atto, questo piano sociale potrebbe essere mantenuto molto più sicuro qui nei paesi BRICS che nella UE, dove l'età media è molto alta. Infatti noi siamo venuti qui in Thailandia per, diciamo, equilibrare un po' questa età media. Solo per questo siamo venuti qui noi, noi vecchi dall'Italia e dalla Svizzera. Però anche la concorrenza, diciamo, fra i lavoratori è molto più dura nei paesi BRICS, chiaramente. Ma diciamo così, se lo vedo un po', lo confronto un po' qui in Thailandia con... vedo che la gioventù qui, diciamo che la gran parte non è che c'ha tutta questa gran voglia proprio di lavorare. Cioè, sono pochi le persone che veramente si impegnano anche per gli studi e cercano di avere una stabilità nella vita. Qui si vive più la giornata, ok?
che è molto più semplice. Questa mentalità chiaramente, una volta entrato nei paesi BRICS, forse cambierà, forse, perché in Cina non è così, in India neanche, e in Russia neanche. Bene, non so cos'è la tua opinione su questo, BRICS, non BRICS, UE, non UE, qual è meglio, UE o BRICS? Ma sarei proprio curioso di sapere la tua opinione. Да, конечно, сколько людей интересует, что вы имеете в виду, я тоже говорю это на разных языках, чтобы все поняли, и мы увидим вас снова в следующем видео. Пока. Oui, combien? Bien sûr que je m'intéresse à ce que tu veux dire. C'est ce que j'ai dit. Différentes langues. Faites comprendre à tout le monde. Et puis on est là. À la prochaine vidéo. Sí, ¿cuántos? Por supuesto que estoy interesado en lo que quieres decir. Yo dije lo mismo. Varios. Lenguaje. Haga que todos entiendan esto. Entonces estamos aquí. Nos vemos en el próximo video. ¿De 얼마나 되나요? 나는 당연히 당신의 뜻에 관심이 있다. 나도 그렇게 말했어. 다른 언어. 모두에게 이것을 알게 하라. 다음에 보자. 영상 안녕.